Un caloroso benvenuto a tutti voi dal San Jakob Park di Basilea, sede della finale di Europa League 2016. La partita di oggi è tra Messico e Repubblica Ceca. È tutto pronto e siamo pronti anche noi per il racconto di questa gara. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita insieme a te. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Hernandez, un centravanti quasi sempre decisivo. È vero, spesso è considerato un giocatore che dà il meglio di sé quando subentra a partite in corso, quando entra dalla panchina. Perché quando trova avversari stanchi può mettere meglio a frutto quella che è la sua qualità principale, la rapidità, specialmente all'interno dei 16 metri. Oggi giocherà dall'inizio, vedremo quello che saprà fare. Cercherà sicuramente di far comparire il suo nome sul tabellino dei marcatori oggi. Plagil, Pudil, riceve un pallone interessante, tocco preciso, Plagil, occhio alla conclusione. Possibilità di andare verso la porta. Guardado. Vela. Non sono riusciti a trovare lo spiraglio giusto per entrare in area, la loro azione si conclude qui. Si ricomincia dal portiere. Il portiere la calcia lontano. La butta in mezzo e intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Jonathan Dos Santos. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Traversone. Ottima progressione, palla al piede. La mette sulla sinistra. Sulla fascia, è libero. Evita l'intervento dell'avversario. C'è il retropassaggio. Ci prova. Il portiere dice di no. E para ancora. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Ci mette la testa, è stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. Salta e colpisce di testa! E qui falliscono una grande occasione, è andata esattamente come prima. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Ottimo dribbling. Ecco il tiro. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Guardado, la mette in mezzo da lontano. Hernandez decide di allargare il gioco. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Vuole la profondità. Può andare alla conclusione. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Plagil! Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo, questa è una grande parata.
bella apertura. Javier Hernández la gioca a sinistra e trova bene il compagno. Prova a verticalizzare. A zero per ora, ma devo dire che da quanto si è visto finora la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro. Ancora 0-0 il risultato e anche le occasioni da gol sono state in equilibrio. Lungo passaggio in avanti. Pudil. Riceve in ottima posizione. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. E trova il compagno. Arriva Plagil. Attenti al tiro. E il difensore respinge. Cerca l'uomo là davanti. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Il fuori gioco c'è. Guardado. È un grande riflesso qui. Che grande parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Ecco il tiro. Super un'altra volta. Una parata davvero fantastica, che riflessi! Bella serie di passaggi. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Fallo, nessun dubbio. Bela. Grande giocata. Prova a metterla subito in area. Si libera la grande. Cerca la rete. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Ottima incursione per via centrale, ma è da solo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Prova la giocata nello spazio. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Effettua un cross dalla tre quarti. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Riceve il passaggio. La appoggia sulla fascia. Se ne va. Buono il cross tagliato. Ottimo l'intervento che allontana. Tocco preciso. Non è finita. Al volo. Libera tempestivamente. Javier Hernández. Può cacciare a rete. Numero. C'è il tiro. Il portiere si oppone. Ottima la parata del portiere. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Ha provato a ripetersi. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Hernández. La mette sulla sinistra. È bravo proprio a puntare i difensori e saltarli. Da lui ti puoi aspettare questo e devia di testa. Hanno trovato il gol. E non poteva mancare un'occasione del genere. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto.
Messico segna il gol che sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Arriva Plagil, ci prova. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Al tiro e supera il portiere, in sacca, un gol molto importante. Il pareggio era nell'aria. Si riparte, di nuovo in parità. Incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Passaggio in avanti. Cerca di superare la difesa per vie centrali, non ha però il supporto dei compagni. Il controllo non è stato impeccabile, per questo ha perso la palla. E passa! Hernandez. Non trova spazio. C'è la palla lunga, in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Herrera, ci mette il fisico e conquista il pallone. Hernandez riceve in ottima posizione. Pudil prova la verticalizzazione. Non ci sono compagni a supportarlo e allora non può che tentare l'azione individuale. Riceve un pallone interessante e toglie la palla dalla zona rossa. Guardado cerca di mettere un pallone interessante in area. Prova a saltare il centrocampo. Prova a fare tutto da solo. Si appoggia al portiere. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Vela. Hernandez. Pudil cerca di pescare il compagno là davanti. Copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Lungo passaggio in avanti. Palla verso il centro dell'area. Cross respinto. Guardado. Prova il filtrante. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Palla giocata in verticale. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Prova a verticalizzare. Colpisce il pallone. E c'è il gol della Repubblica Ceca. Sono di nuovo in vantaggio. È stato un bel primo tempo. Primo tempo che si chiude con il punteggio di 2-1. Iniziano i secondi 45 minuti. Se ne va. Prosegue nella sua corsa. Attenzione! Cerca il tiro. Gol! Gol! Rete importantissima! Ora doppio vantaggio per loro. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale. Ha fatto davvero tutto alla perfezione. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. Un gol meritatissimo, secondo me. Stanno giocando molto bene e ora questo doppio vantaggio li farà sentire ancora più sicuri. Ha provato l'azione individuale senza successo però. Ha la possibilità di andare verso la porta. Ecco che fa il tiro. Herrera. E trova il compagno. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol.
ci è mancato poco per trovare ancora gol. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. C'è la palla lunga, in avanti. Herrera sulla destra. Hernandez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Guardado. E trova bene il compagno. Herrera. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Idea buona, precisione no. Tiro molto potente, ma impreciso. Jonathan Dos Santos cerca la profondità. Si libera alla grande. Grandissima azione. Javier Hernandez. Perfetta la parata. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. C'è la palla lunga in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Guardato. Prova un traversone dalla tre quarti. Se ne va. Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. La mette sulla sinistra. Altra occasione. Ottimo disimpegno, fondamentale. Buona la sua progressione palla a piede. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Tocco prudente al portiere. Lancio lungo del portiere. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Allontana la palla. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Pudil. Hanno ottenuto un fallo laterale. Lungo passaggio in avanti. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Prova a saltare il centrocampo. Prova a verticalizzare. Bell'anticipo, pericolo sventato. Qui
deve tirare. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. Lungo passaggio in avanti. Herrera la butta in mezzo. Cerca la fondo, palla al piede. Sulla fascia, è libero. C'è la palla lunga in avanti. Guadagna metri. Prova il tiro. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Vela. Senza dubbio gli avversari gli stanno riservando un trattamento speciale oggi. È normale che lo tengano d'occhio con attenzione. Li ha già puniti in precedenza. È un vero opportunista. Gli basta una sola palla buona per far male. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare in area però. E il portiere la fa sua. Bella apertura. Prova a verticalizzare. Guardato. Prova a metterla subito in area. Costringe l'avversario al fallo. Herrera. Guardato. Da lì può concludere. C'è la palla lunga in avanti. Jonathan Dos Santos. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Prova a fare tutto da solo. E passa! Vuole tirare! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Qui avrebbe potuto chiudere il discorso. Sarebbe stato impossibile rimontare 3 gol. Trova il compagno in buona posizione. Allontana il pallone. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Jonathan Dos Santos. Herrera. Guardado. C'è il cross. Tega il duro ma efficace. C'è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Lungo passaggio in avanti. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Passaggio in avanti. Cerca il tiro da fuori. Tiro del tutto fuori bersaglio. Tiro molto potente ma impreciso.
c'è la palla lunga in avanti. Guardado, la gioca a sinistra. C'è Javier Hernandez, la mette sulla sinistra. Occasione, si libera la grande. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Cerca la fondo, palla al piede. Jonathan Dos Santos ha la possibilità di andare verso la porta. Fuori gioco. Continua ad avanzare verso l'area. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Hernandez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Javier Hernandez la gioca a sinistra. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Appena 2 i minuti di recupero concessi. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Guardato. C'è Javier Hernandez. È riuscito a passare. C'è spazio per calciare. È un grande riflesso qui. Piuttosto sfortunato qui però. Il pallone è uscito di un nulla. Ci è andato molto, molto vicino. Un tiro ottimo. Finisce così, non c'è più tempo. Hanno rimontato, si sono assicurati la vittoria, hanno dimostrato di essere squadra e di saper combattere fino alla fine. Che rimonta.